Sono arrivati anche da fuori regione per seguire uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. In migliaia hanno affollato Termoli per ammirare l'incendio del castello nella notte di Ferragosto. In spiaggia sul lungomare, dai balconi degli alberghi e delle case, tutti con lo sguardo rivolto verso il paese vecchio, il monumento simbolo della città. Uno spettacolo di luci e colori ha proposto uno scenario carico di suggestione nella cornice del centro storico. Quest'anno la scelta del comune di non accompagnare l'incendio artistico del muraglione con la musica, ma una versione più classica dell'evento che ha comunque riservato sorprese e novità. Tra queste anche la scritta luminosa "Benvenuti a Termoli", posizionata sulle antiche mura e accompagnata dagli applausi. Giochi di luci molto movimentati, fontane, ventagli di colori che hanno brillato in più punti, coprendo un'ampia visuale dal muraglione fino al mare. La cinta muraria del borgo illuminata e gradualmente la cascata di luce che ha impressionato i tanti visitatori. Una lunga notte continuata nei locali tra tanta musica e divertimento con DJ set ed eventi speciali. Molti giovani che hanno scelto la spiaggia per ritrovarsi in mattinata già in riva al mare e continuare così il ponte di Ferragosto.